benvenuti ad un nuovo appuntamento con la Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Quest'oggi cominciamo con l'ultima seduta straordinaria dedicata interamente ai conti in rosso della sanità toscana, con un acceso dibattito in aula e la comunicazione su questo tema proprio dell'assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini. Indicazioni operative alle aziende sanitarie per contenere la spesa e recuperare 150 milioni, variazioni al bilancio di previsione 2021 per 66 milioni, 53 milioni di contributo in conto capitale destinati a sostituire il finanziamento di investimenti già realizzati o in corso di realizzazione da parte delle aziende sanitarie, 70 milioni di fondi nazionali per lo sviluppo e la coesione rimodulati a favore del sistema. È questa la manovra della Toscana per recuperare l'equilibrio economico, illustrata dall'assessore regionale Simone Bezzini con una comunicazione all'Assemblea Toscana durante l'ultima seduta straordinaria dedicata proprio ai conti in rosso della sanità, che ha acceso il dibattito in aula. I sistemi sanitari sono sottofinanziati ormai da anni. Negli ultimi 10 anni, dal 2010 a oggi, l'aumento del fondo sanitario è stato inferiore allo 0,90%, inferiore all'inflazione. Quindi è evidente che i sistemi sanitari regionali, non solo quello toscano, non possono far fronte a un servizio in più come quello che si è messo in piedi per l'emergenza Covid con le risorse del fondo sanitario. Quelle risorse o vengono da altre fonti o se no non è possibile trovarle all'interno del sistema sanitario. La Giunta oggi ci ha quantificato con precisione, e cioè oltre 500 e rotti milioni di euro nel 2020 e 640 nel 2021. Queste cifre devono essere in qualche maniera coperte da altre fonti di finanziamento. Vedo con dispiacere alcuni posizionamenti pretestuosi di alcune parti dell'opposizione che citano altri aspetti che non c'entrano niente, come la Toscana 100, che è un'azienda che non ha assolutamente nessun elemento di disavanzo, di malfunzionamento, come si sa da bilanci. Ricordo, la Toscana ha bilanci certificati non solo dai revisori, che non sono nominati da noi, non solo da controllati dalla Corte dei Conti, ma c'è addirittura un organo di revisione esterna che controlla tutti i bilanci della sanità toscana, quindi mi pare davvero un elemento assolutamente pretestuoso. Io credo che ci fosse tempo e modo per mettere in condizione l'assessore di darci dei numeri più compiuti e di poterci portare una comunicazione che rispondesse a molte più domande. Diciamo che quello che vediamo l'abbiamo già letto sulla stampa e l'abbiamo sentito dai CD, dai TG negli scorsi giorni, quindi non è che abbia portato qualcosa di nuovo. Noi reputiamo che per fare un'analisi compiuta di quello che realmente è la situazione, del buco che ormai è accertato che c'è, e anche provare a portare delle soluzioni, c'è bisogno dei numeri. In questa comunicazione non troviamo tra l'altro tutta la fase della prima gestione pandemica, che è quella secondo noi che ha portato la Toscana nelle difficoltà che vediamo ora. Mi vengono in mente i costi dei dispositivi di protezione individuale, mi viene in mente i ventilatori, i famosi ventilatori ordinati e poi mai utilizzati, come mi viene in mente magari tanti investimenti fatti su strutture come il CREAF o come il Campo di Marte, che ovviamente hanno un costo ma che bisognerebbe capire anche se hanno un futuro, e quindi se è stato un investimento, se sono stati soldi buttati giusto appunto per l'emergenza pandemica. Io continuo a non capire come mai l'assessore Bezzini e l'assessore al bilancio della Regione Toscana, che è Eugenio Giani, non ce ne dimentichiamo, vengono in aula e ci raccontano che nel 2019 la sanità toscana perdeva appena 13 milioni di euro, una piccola perdita tecnica, nel 2020 il bilancio si chiudeva in parità e nel 2021 abbiamo un ammanco di 330 milioni esclusivamente dovuto ai costi Covid che stiamo già cercando di ripianare. Questo non è vero, non corrisponde a verità, ma non lo dice Francesco Torselli o Fratelli d'Italia, lo dicono la Corte dei Conti e lo dice il sindacato dei revisori della USL Toscana Centro. Sono loro che scrivono nero su bianco nel febbraio del 2021 e nell'aprile del 2021
che i bilanci della USL Toscana Centro fanno acqua scrivendo nero su bianco non per i costi imputabili alla pandemia Covid, ma per altri motivi. Abbiamo semplicemente chiesto però che ci venisse detto se esiste veramente questo buco di bilancio, e oggi abbiamo accertato che sono 320 milioni di euro quello che manca nelle casse del sistema sanitario regionale, dove è finito? Le risposte non sono state esaustive, non ci hanno convinto. Proseguiremo con tutta una serie di atti ispettivi per capire realmente all'interno dei bilanci delle ASL dove sono finiti quei soldi lì. Abbiamo però anche confermato una cosa, Presidente Gianni, a questa Giunta: quando c'è bisogno di Forza Italia c'è. Sosteniamo anche la battaglia delle regioni nei confronti del governo per avere più risorse per combattere la pandemia, perché combattere la pandemia non è soltanto una questione sanitaria, ma è anche una questione economica. Per questo, da un lato, daremo la mano alla Regione Toscana a chiedere più risorse per mettere sul sistema sanitario regionale e sulle imprese, dall'altro chiederemo chiarezza alla Regione su dove sono finiti questi soldi. Crediamo che in questi anni la Regione Toscana abbia fatto tanto, soprattutto hanno fatto tanto gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, gli operatori, il mondo del volontariato. È evidente che in questi anni il sistema sanitario, essendo un sistema pubblico, abbia sostenuto maggiori costi. Noi riteniamo che l'investimento sul personale sia stato un investimento corretto, giusto, congruo ed era necessario per quanto riguarda il sistema pubblico toscano. È evidente che a questo punto devi mettere a regime quelle che sono le spese rispetto alla sostenibilità di un sistema. Bisogna tornare a regime. Credo che sia corretto e doveroso chiedere al governo di dare il proprio contributo rispetto agli interventi economici che sono dovuti esclusivamente alla pandemia. Nel contempo anche corretto e doveroso che la Toscana, il sistema sanitario toscano e il bilancio della Toscana sappia coprire con proprie risorse gli oneri del personale. Quindi noi siamo soddisfatti nel merito della comunicazione, siamo ancora più convinti di quello che abbiamo fatto in queste settimane, cioè che non fosse necessario un incremento della tassazione da gravare sui cittadini, ma che dovesse essere fondamentale fare una battaglia politica per il governo per recuperare queste risorse e nel contempo creare delle economie di spesa per non incidere su cittadini e sulle imprese. Io trovo invece che i problemi relativi alla sanità toscana siano di vecchia data e tutti i tagli, chiamati razionalizzazioni, che sono state fatte negli anni precedenti hanno soltanto aggravato una situazione già complessa e non hanno migliorato nulla in fatto di servizi e non hanno sicuramente migliorato quello che è l'aspetto del personale, che invece continua a essere molto poco. Gli ospedali minori sono sempre più impoveriti, si parla di eccellenze ma non si riesce a gestire la sanità territoriale. Quindi il nostro giudizio è fortemente critico nell'operato della Giunta fino adesso e diciamo che non può tutto essere imputato all'emergenza Covid, perché ci sono dei gravi problemi che c'erano già prima ed erano stati sottolineati dalla Corte dei Conti. E quindi vogliamo chiarezza, trasparenza sulle cifre e sugli interventi che si vorranno mettere in atto per scongiurare aumenti delle tasse ai cittadini, perché dopo due anni come quelli che abbiamo affrontato non possono sicuramente affrontare una nuova crisi della sanità, ma neanche un aumento delle tasse e delle richieste nei loro confronti. Ci opporremo sicuramente a tutto questo e chiederemo e pretenderemo dei dati precisi. Altro argomento che scalda il dibattito in Consiglio regionale è quello legato ai fondi europei e al PNRR. Dunque, a questo proposito, in aula sono arrivati alcuni provvedimenti che coinvolgono pure la Giunta toscana. Vediamo. Istituire un'unità di coordinamento negli uffici della Giunta regionale per supportare i diversi livelli istituzionali della Toscana all'attività di progettazione legata ai fondi comunitari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E quanto chiede una proposta di risoluzione presentata dal capogruppo PD Vincenzo Ceccarelli, emendata dal Movimento 5 Stelle. È approvata a maggioranza dal Consiglio regionale al termine della lunga discussione sulla comunicazione della Giunta regionale sull'utilizzo dei 2,3 miliardi di fondi europei destinati alla Toscana, fatta nelle precedenti sedute d'aula. Credo che queste tre opportunità rappresentino veramente un'occasione importantissima per la nostra regione, per migliorare il nostro sviluppo, per andare verso uno sviluppo sostenibile e soprattutto anche per cercare di riallineare quelle che sono le nostre tre Toscane, quella
metropolitana, che è la più dinamica, quella che ha resistito meglio alla crisi, che sa ripartire per prima, con la Toscana delle aree interne e con la Toscana della costa, che sono invece territori che hanno dimostrato maggiore fragilità, che hanno minori opportunità di servizi, che hanno minori opportunità di lavoro. Ecco, credo che spendere bene queste risorse possa invece rappresentare l'occasione per riallineare le performance di tutti i nostri territori, per andare verso una Toscana che sia improntata ad uno sviluppo sostenibile, che sia improntata ad un'economia più ecologica, che sia improntata ad una maggiore digitalizzazione, quindi la presenza della banda larga in tutti i nostri territori, con quello che questo comporta per quanto riguarda la possibilità di telemedicina, quindi di equità di accesso alle cure, per quanto riguarda le esigenze delle imprese, dei singoli cittadini, per quanto riguarda la possibilità di studiare a distanza e quindi di affermare le pari opportunità sia di genere fra uomo e donna sia fra territori. Noi crediamo che per far questo occorra coordinare molto bene gli interventi che tra gli obiettivi delle 6 missioni del PNRR e gli obiettivi dei fondi strutturali spesso si sovrappongono, quindi mettere le risorse nei punti giusti, facendo progetti giusti, cercando, come dire, di coprire tutte le esigenze che i nostri territori e le nostre comunità hanno. Chiaramente siamo di fronte a una sfida, come ho detto più volte, che è assolutamente importante e cruciale in questo momento storico. È chiaro che dobbiamo saper spendere le risorse bene, ma dobbiamo anche saperlo fare in sinergia tra i fondi strutturali e quelli del PNRR. Per noi in questo momento le priorità sono chiare: economia, lavoro, formazione, anche perché se riusciamo ad intervenire in modo capillare e mirato in questi settori sicuramente ne faremo un volano per la ripresa e soprattutto sarà importante per far sì che questa regione ricominci a crescere e soprattutto affinché in questa regione si cominci a ridimensionare il termine delle disuguaglianze sociali, perché la vera emergenza è anche l'emergenza della povertà. Ci sono dati veramente allarmanti. Dobbiamo far sì che si crei un sistema virtuoso tra regione, governo, ma anche e soprattutto con il coinvolgimento degli enti locali. In questo senso la cabina di regia, che finalmente è partita e che noi auspicavamo da tempo, da almeno 6 mesi, sembra che prenda le mosse. Ci saranno degli incontri che coinvolgeranno non solo gli amministratori locali ma anche le associazioni, e questo è sicuramente un dato positivo. Ci spiace che su alcuni temi che a noi stavano a cuore e che hanno avuto ad oggetto delle risoluzioni che abbiamo portato in Consiglio regionale, che riguardavano incentivi alle aziende che mirassero a effettuare una formazione qualificata, così come incentivi per quelle aziende che presentavano progetti in materia di sicurezza sul lavoro, così come anche un tema importante che poteva essere il legare nuovi investimenti e quindi il creare una sinergia tra nuove industrie che magari avessero intenzione di investire in territori caratterizzati da forti presenza di aree industriali dismesse. Ecco, su queste proposte ci sia stata una sostanziale bocciatura. Finalmente dopo 3 settimane siamo riusciti a ritrovare il Presidente per concludere questa importantissima discussione sui destini dei fondi strutturali europei. La buona notizia è che la Toscana avrà circa 300 milioni in più per il settennio che ci aspetta. La cattiva notizia è che si continua a fare grandi libri con dichiarazioni di intenti molto generiche, ma non si finalizza questo fiume di denaro. Come Fratelli d'Italia abbiamo presentato una proposta di risoluzione per chiedere che la Regione destini almeno il 70% delle risorse che arriveranno direttamente alle imprese, perché solo chi produce, solo chi investe, solo gli imprenditori possono aumentare la ricchezza del nostro Paese e della nostra Regione e redistribuirla. E non si capisce come mai prima della pandemia la Toscana ha distribuito oltre il 70% delle risorse alle imprese, mentre in questo piano gli vorrebbe riservare solo il 50%. Noi chiediamo di tornare alla media del 70% perché, ripetiamo, solo attraverso le imprese può rilanciarsi il destino della Toscana.
Con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui. Vi ricordo che potete comunque sempre seguire tutte le ultime news sulle attività dell'Assemblea Toscana all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it, l'area dedicata in Consiglio. L'appuntamento è per la prossima settimana, ovviamente sempre su RTV 38. Arrivederci.